L'aereo, un Airbus A330 con a bordo Papa Francesco, è decollato alle 7:45 dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma alla volta di Baghdad. È stato applicato uno speciale protocollo sanitario quanto alla presenza di eventuali rafforzi da parte delle forze occidentali presenti in Iraq. Dal Vaticano fanno sapere che la sicurezza è sempre nelle mani del paese ospitante che decide come organizzarla al meglio. Papa Francesco molto probabilmente si muoverà con un'auto blindata. Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in Iraq come pellegrino di pace e fraternità tra i popoli, mi è gradito rivolgere a lei, signor Presidente, il mio deferente saluto che accompagno con fervidi auspici di serenità e prosperità per il caro popolo italiano, dice Papa Francesco nel telegramma al Presidente della Repubblica Mattarella. Un viaggio storico che il Pontefice ha desiderato e che realizza sfidando pandemia e sicurezza. Finalmente sarò tra voi, desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, ha detto in un videomessaggio. Una visita all'insegna della pace e speranza, un viaggio pastorale ma anche politico. Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e guarigione delle ferite. Ai cristiani che hanno sofferto in questa terra una dura persecuzione per mano dell'ISIS, il Papa rilancia la via del dialogo. In questi tempi duri aiutiamoci a rafforzare la fraternità per edificare insieme un futuro di pace. Durante i 4 giorni di soggiorno in Iraq saranno 7 in totale i discorsi pronunciati da Bergoglio con presenze centellinate.